C'è chi conta le calorie giornaliere, chi è alla ricerca della scritta light o grassi zero sui prodotti che acquista, ma tutta questa attenzione verso il cibo che mangiamo fa realmente bene? Non sempre dobbiamo rincorrere questa in maniera così ossessiva, in un certo senso, gli alimenti light. Basta che spesso si mangi un pochino di meno degli alimenti non light per ottenere lo stesso risultato. Talvolta questo rincorrere, come dice lei, appunto, l'alimento light può portare anche a far sì che chiamiamolo il consumatore, cioè colui o colei che mangia l'alimento light, nella convinzione che l'alimento light possa fornire un minor quantitativo di calorie, è portato a mangiare una quantità maggiore, e quindi ecco lì che la quantità maggiore chiaramente fa sì che il contenuto calorico alla fine possa essere sovrapponibile all'alimento non light. Però nel momento in cui vi è una ricerca ossessiva, come dice lei, di questi alimenti o di integratori che abbiano un basso contenuto calorico di zuccheri, di grassi e quant'altro, questo può nascondere appunto un disturbo alimentare, ed è forse un campanello d'allarme che deve farci porre attenzione su quel particolare soggetto per valutare la situazione generale, soprattutto se questo possa nascondere un disturbo del comportamento alimentare, sia esso appunto in eccesso o in difetto. Chiaramente le porzioni di un alimento non light possono essere sostituite con un alimento light nel momento in cui ci sia necessità, perché se una persona è normopeso non c'è necessità di introdurre un basso contenuto calorico per raggiungere le calorie necessarie per mantenere l'introito corretto e giustificare il dispendio energetico dal punto di vista. Vi è una ricerca spasmodica degli alimenti light per introdurre meno calorie, ma nell'altro versante c'è un incremento della percentuale di soggetti in sovrappeso oppure francamente affetti da obesità. E questo chiaramente è un circolo vizioso, e dobbiamo con una corretta informazione far sì che il consumatore, l'utente finale, sia informato in maniera corretta. Una problematica purtroppo della quale si parla poco, o forse adesso se ne sta iniziando a parlare un po' di più, che è collegata all'incremento del sovrappeso, dell'obesità e la sedentarietà. Nel nostro secolo, lei ha citato il nostro secolo, è chiaro che ci muoviamo di meno. Abbiamo le case riscaldate e quindi il dispendio energetico anche per mantenere la cosiddetta termoregolazione è minore. Tutte le case hanno l'ascensore e quindi minor consumo per salire le scale a piedi. Andiamo in macchina, quindi l'attività fisica in genere è diminuita, e poi c'è anche una minor percentuale di tempo spesa in attività fisica, in attività che poi sportiva. Si parla oggi come oggi di sedentary behavior. Quindi il sedentary behavior è in un certo senso quel nostro comportamento che ci in un certo senso riassume il fatto, o categorizza, mi passi il termine, il fatto di preferire un'attività sedentaria a un'attività motoria.